In 4 anni di percorso in questo mondo sono cambiato tanto, ho lavorato tanto su di me, ho visto tante persone cambiare, vedo tante persone essere stoccate, ferme di fronte a una sfida personale. E la cosa che più mi tocca è quando qualcuno, diciamo, vive una determinata vita sulla scia delle esperienze passate. Oggi abbiamo una vita, vediamo una vita che dipende dai traumi che abbiamo vissuto in passato, dalle esperienze significative. Le nostre cellule sono la più alta forma di tecnologia al mondo che trasformano le esperienze in biologia, quindi noi diventiamo le nostre esperienze. E noi vediamo il mondo non per com'è, ma per come siamo noi. Io penso che il Vitality possa essere qualcosa che sollevi le persone da chi sono state fino ad oggi. Perché come è vero che i traumi passati costruiscono, modellano il nostro carattere, ci fanno percepire la vita sempre con le lenti della paura, del dubbio, io mi chiedo quando vedo un evento come questo, è anche vero il contrario? È anche vero il contrario, che con un evento pieno di grazia, pieno di bellezza, di gioia, di motivazione, di gratitudine come questo, allora può ridefinire il carattere di una persona all'opposto. E quindi io il Vitality lo vedo sempre come un perdono, un punto di svolta da chi siete stati fino ad oggi a chi potete diventare. La maggior parte di persone non cresce perché è troppo attaccata a chi è stato fino ad oggi. Sicuramente l'avrete sentito dire da tutti. Io sono così. C'è qualcuno che ha sentito dire da qualcun altro. Tanto io sono così. Bene, 4 anni fa quel io sono così per me non valeva più. Non valeva più. Quella scusa non valeva più 4 anni fa, avevo toccato il tappeto, il fondo, non poter pagare una vacanza, eccetera, eccetera, eccetera. Avevo toccato il mio fondo, ognuno ha la propria personale definizione di fondo. Io l'avevo toccato e mi ricordo una sera con Michael sulle... Mi ricordo una sera con Michael sulle braccia dove l'ho guardato e gli ho detto: non l'accetterò per te, finirà presto. L'ho accettato per me, non lo accetto per te. E sono stato disposto a morire, a lasciare indietro chi ero per abbracciare l'uomo che sarei diventato. Dovete lasciarvi morire, le persone che eravate, se volete diventare qualcun altro, essere disposto a lasciare andare tutto di voi e tutti. C'è una porta di fronte a voi, è la porta d'ingresso verso il nuovo voi, ma è una porta singola. Noi cerchiamo di spingere gli altri attraverso, cerchiamo di portarci gli altri con noi. Non vengono con noi perché quella porta lì non è per loro, è per noi, è unica, è per te. E devi essere disposto durante quel percorso ad andare attraverso una finestra di sei un fallito, non funzionerà, ti sei montato la testa, cosa ti sei messo a fare, chi ti credi di essere? E ancora, 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 vogliamo i like su Facebook, il vostro like è importante, il like degli altri è un extra, è più importante il vostro di like su voi stessi rispetto a quello degli altri. E abbiamo costruito un'azienda incredibile. Lavoriamo 24 ore al giorno affinché la persona media possa avere successo, qualsiasi significato al successo diate. E sono talmente onorato di guidare questo movimento, di poter aiutare ognuno di voi a vincere le proprie sfide nel guidarvi in questa battaglia, perché la realtà è che fuori di qua è una battaglia. Mi dicono sempre: perché parli sempre delle cose, motivi? Perché là fuori è un casino. Tutti sono motivati quando stanno bene, quando hanno successo, ma la verità è che il 90% delle volte ci sono problemi e ostacoli, è vero o no? E quindi lì è una battaglia, è la verità, l'aspettativa deve essere, è una battaglia, ma noi siamo qua con voi a guidarvi. E l'unica cosa che mi serve da voi è la risposta a una domanda. Chi sono io? L'unica cosa che mi serve da ognuno di voi per poter fare la storia con questa azienda, creare l'azienda più grande che si sia mai vista in 10 anni, è la risposta alla domanda: chi sono io? E la risposta ve la do io, perché ce n'è solo una che funziona qua dentro. La risposta è: io sono un ambassador. Io sono un ambassador. Anche chi è associato, io sono un ambassador. Il regional director, io sono un ambassador.
E questa è la storia che dovete iniziare a raccontarvi. Io sono un ambassador.